Naturalmente cosa succede? Succede che riuscire a vivere all'interno del paganesimo politeista è necessario un percorso educazionale da pagano politeista. In pratica, prendersi nelle proprie mani la responsabilità della nostra vita è una delle cose più difficili che esista, perché enunciarla così è facile, ma quando si fa un enunciato del tipo prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita è incomprensibile dalle persone, perché le persone non riescono a visualizzare o focalizzare cosa ci sia al di là di ciò che loro sono in grado di pensare. È un esperimento, per esempio, che sto portando avanti da alcuni anni. Ho avuto l'occasione, diciamo così, di andare a lavorare in una fabbrica, in una fonderia. Una fonderia che ha avuto degli adattamenti all'interno della propria struttura lavorativa, diciamo così, degli operai, ed è da qualche anno che porta avanti un esperimento che è legato un po' a un esperimento che era di vita animale degli anni 20 e degli anni 30. Cosa è successo? Negli anni 20 e 30, adesso non mi ricordo esattamente chi fosse, uno studioso di animali scoprì. Naturalmente il mio amico Franco adesso mi tira il collo perché non sto parlando delle sue. Scoprì che all'interno del pollaio, di un pollaio circoscritto, dove c'è un certo numero di galline, viene a costruirsi in quel pollaio una vera e propria gerarchia. Cioè, in pratica, cosa succede? Che esiste una gerarchia che questo studioso aveva nominato con le lettere dell'alfabeto, cioè la gallina A, gallina B, gallina C, gallina D, e si era accorto che nelle relazioni che, per beccare il cibo, per fare le piccole cose quotidiane, si era costruita una vera e propria gerarchia per cui la gallina A poteva beccare sulla testa ogni altra gallina, naturalmente con questo appropriarsi dei bocconi migliori, della situazione migliore, del posto migliore, del posto più caldo, del posto migliore dove poggiare le uova, eccetera, no? Cioè, in pratica, questo potere all'interno del gallinaio, all'interno del pollaio, permetteva alla gallina più forte, diciamo così, di conquistarsi la situazione migliore. Naturalmente subito sotto c'era la gallina B, la gallina C, e via via ogni gallina poteva beccare sulla testa, cioè cacciare via dal cibo oppure prendersi il posto migliore le altre galline, e nello stesso tempo doveva accettare di farsi beccare dalla gallina precedente, per cui la A beccava tutte le altre, la B beccava tutte le galline e si faceva beccare dalla A, e così via tutta la gerarchia. Questo esperimento, questa ricerca, in pratica, è una ricerca che ha avuto delle grosse applicazioni anche sul piano sociologico. In pratica, si è constatato che in ogni ambiente circoscritto, dal punto di vista lavorativo, dal punto di vista della vita, si creano questo tipo di dinamiche. In pratica, parlando anche su posti di lavoro dove sono io, succede che esiste il lavoratore A che può beccare in testa tutti gli altri, sputtanarli, mandare fanculo, cioè prendersi i posti migliori anche sul lavoro, non fare niente, eccetera, e si può permettere di dominare su tutti gli altri. Esiste il lavoratore B che ha servito al lavoratore A e può sputtanare gli altri, prendersi posti migliori rispetto agli altri, fare quello che vuole, eccetera, e così via. Cioè, c'è tutta una gerarchia che si viene a creare. Naturalmente questa gerarchia che si viene a creare è in assoluto disprezzo di quelle che sono le regole generali del lavoro. E non gliene frega niente delle regole generali del lavoro, cioè delle regole, leggi, disposizioni, eccetera. L'importante è riuscire a imporre se stessi rispetto a quelli che si ritiene più in basso. Naturalmente questo esperimento del pollaio, questo esperimento del gallinaio, fu analizzato sotto vari aspetti, e l'analisi dell'aspetto più interessante è quando c'è l'introduzione nel pollaio di nuove galline. Cioè, in pratica, quando in quel pollaio c'è una gerarchia finita, no? Finalizzata, si introduce una gallina, e la gallina nuova che viene introdotta nel pollaio, il pollaio si affretta a stabilire cioè qual è il suo posto nella gerarchia, dove inserirla. E là comincia il vero e proprio gioco. In pratica, cosa succede? Succede che la gallina A
o la gallina B o la gallina C tentano di beccare la nuova gallina. E qui tutto dipende dalla reazione della gallina nuova che è entrata nel pollaio. Se la gallina che è entrata nel pollaio si lascia beccare sulla testa, viene immediatamente inserita in una determinata casella. E naturalmente viene inserita e la gallina subito successiva tenterà a sua volta di beccare quella gallina per vedere di inserirla nella casella più in basso. A questo punto dipende dalle reazioni della nuova gallina che è entrata, perché se la nuova gallina che è entrata non si fa beccare sulla testa, comincia il putiferio. Se fra le galline si risolve tutto mettendole in gerarchia più alta, nella vita sociale degli uomini non è esattamente così. E là cominciano tutte quelle operazioni di destabilizzazione, diciamo così, psicologica delle persone, che poi negli aspetti più gravi arriva il mobbing, arriva tutta una serie anche di... dove c'è la necessità di riaffermare il dominio soggettivo, sto parlando di dominio emozionale, sto parlando di relazioni fra persone rispetto al nuovo venuto. E là comincia la tipologia di guerra. Questa tipologia di guerra che viene messa in atto in realtà ti permette di conoscere quella che è il livello della struttura emozionale delle singole persone e la capacità della struttura economica di avere il controllo su quelle persone. Perché? Perché quel tipo di dinamiche è un tipo di dinamiche che viene utilizzato e viene imposto dalla Chiesa Cattolica. Cioè la Chiesa Cattolica ha necessità che in ogni ambiente chiuso, che sia ambiente di lavoro, che sia ambiente di quartiere, che sia un ambiente sociale, che sia un ambiente familiare, ci siano tutta una serie di dinamiche emotive verticali, no? Cioè di controllo gerarchico, sulle singole persone. Quelle però sono dinamiche emotive, non sono dinamiche giuridiche e non sono nemmeno dinamiche sociali, ma sono delle dinamiche di ordine emotivo. Questa dinamica di ordine emotivo in realtà non è riconosciuta dal punto di vista della società civile, è semplicemente una cosa che riguarda fra le persone. Quando queste dinamiche di tipo emotivo superano una certa soglia, diventano illegali, cioè diventano destabilizzazione giuridica. Però questo modo di controllare le persone attraverso la gerarchia emozionale è una cosa che fa comodo alla struttura economica. Per esempio, alla fabbrica fa comodo controllare le persone divise in tanti gruppi emozionali gerarchizzati fra di loro. Cioè a loro non gli frega niente se quello che deve fare il suo lavoro lo fa fare a un altro perché lui non lo vuol fare e costringe un altro a fare il suo. Alla fabbrica gli interessa che il lavoro venga fatto. E basta. Cioè questo è il risultato. Cioè della gerarchia emotiva che si instaura fra le persone non gliene frega assolutamente niente. Il problema è che quando introduci un nuovo soggetto, o un soggetto che non accetta quel tipo di gerarchia o che gli fa schifo quel tipo di gerarchia, inizia una struttura conflittuale. Una condizione conflittuale che potrebbe anche surclassare quelle che sono le regole. Perché? Perché la conflittualità fra il nuovo soggetto e una struttura emotiva gerarchizzata porta il nuovo soggetto a pretendere il rispetto della regola e il rispetto della norma. Perché una struttura gerarchizzata emotiva viola la norma. La norma dice: tutte le persone devono fare il loro lavoro. La gerarchia emotiva dice: mi solto capo. Mi faccio quel che voglio, io non faccio il mio lavoro se tu non me lo chiedi per piacere. Per cui io che sono il tuo capo, tu fai il mio lavoro. Questo non interessa l'azienda, meno che quando questo diventa conflittuale, cioè quando qualcuno si rifiuta di stare al gioco. Il problema è questo da risolvere.
un'azienda, sto parlando dell'azienda perché in questo caso è l'esperimento che sto facendo io, ma una società civile è in grado di riaffermare se stessa e le proprie regole sociali e giuridiche rispetto a strutture di gerarchizzazione emotiva che sono educazionalmente indotte? O la società civile cala le brache? Perché il problema è un altro. La gerarchia emozionale che si viene a creare fra strutture chiuse di individui è quella che va a costruire la struttura mafiosa, è quella che va a costruire le bande, è quella che va a costruire tutte quelle organizzazioni che poi portano il disagio sociale. Perché finché si tratta di contendersi il posto più caldo da lavorare nella fabbrica che si lavora al freddo, sembra una sciocchezza. Però quando si tratta di contendersi la tangente nel quartiere, quando si tratta di contendersi la zona per spacciare l'eroina, il meccanismo è sempre lo stesso. Semplicemente il fine in cui quel meccanismo va a riprodursi è diverso. Ma quel meccanismo è educazionalmente indotto. E allora ci si chiede, la struttura oggettiva, cioè quella delegata giuridicamente a un certo tipo di controllo che ha un fine, che ha dei risultati da portare, che deve obbedire a sua volta delle leggi, è in grado di riprendere il controllo su questo? Se non è in grado di prendere il controllo su questo, succede che la mafia prende lo Stato si piega alle esigenze mafiose, la società si piega alla gerarchia emotiva, cioè non è più in grado di fermare il razzismo, non è più in grado di fermare l'emarginazione, non è più in grado di fermare l'arroganza prevaricatrice dei singoli e questo tipo di società tende chiaramente a cortocircuitare su se stesso. Vale questo sia per grosse società, sia per la società civile, sia per singole ditte, sia per singoli intenti. Comunque questo esperimento lo sto portando avanti ormai da 3 anni e vi assicuro che le dinamiche sono estremamente interessanti anche per comprendere la società nella quale viviamo. E questo dov'è che ci conduce col discorso del paganesimo? Per avere una gerarchia emozionale bisogna trasformare le persone in oggetti, cioè bisogna ridurre le persone al più basso livello culturale che quella struttura può manifestare. In pratica bisogna costruire ignoranza. L'ignoranza culturale, l'ignoranza emotiva, l'ignoranza della propria collocazione del mondo fa dipendere le persone dalla gerarchia. Se le persone dipendono dalla gerarchia, è facile che le persone dipendano dal Dio padrone ed è facile che l'imbecille davanti a Dio si tolga il cappello perché non sa un cazzo quello che sta facendo. Ed è esattamente questo che il paganesimo deve una buona volta mettere fine, cioè in pratica il rispetto delle regole e il rispetto della vita civile, della vita sociale, è l'elemento primo cui noi dobbiamo attenere. Perché vi ricordo solo, la gerarchia emozionale è quella che ha sempre massacrato le donne nelle famiglie, è sempre quella di dire io sono il tuo capo. Io sono il tuo padrone. Lo faremo nella seconda trasmissione, questa sera, questo discorso. Quando parleremo nella trasmissione dalle 19 alle 20, parleremo di Paolo di Tarso ed esattamente faremo, vediamo un attimino se riesco a trovarlo rapidamente.
faremo il pezzo completo che è stato messo anche su internet, la dottrina dell'arbitro assoluto del padrone, dunque l'autoassoluzione della Chiesa Cattolica per le sue malvagità. No, non è questo. Vediamo un attimo perché qui c'è un po' di casino, dopo me li metto a posto comunque. Ai 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 ai, l'uso militare della carità cristiana? No, la dottrina del padrone? No. Oh, l'uomo punito, ma non è levato. Eccolo qua. Paolo di Tarso, il disprezzo per la donna e per il piacere della vita. E sono degli elementi dottrinali proprio del cristianesimo questo. Niente, tutto ciò che noi vogliamo sapere è questo, cioè qual è in questa società la gerarchia emozionale? Devi obbedire al padre e alla madre? O il padre, la madre e te dovete sottostare alla legge. Ed è un quesito non da poco, perché se noi diciamo che il padre, la madre e te dovete sottostare alla legge, significa che la legge, significa che la regola oggettiva è l'elemento che deve condurre le nostre azioni. Ma se tu sei un soggetto, proprietà di tuo padre e di tua madre, tu devi essere sottomesso a tuo padre e a tua madre, ma tuo padre e a tua madre a cosa devono essere sottomessi? Al loro padrone o alla regola oggettiva? Se tu devi obbedienza per una regola oggettiva o devi avere obbedienza per l'arbitrio di tuo padre e di tua madre, per l'arbitrio del padrone, per l'arbitrio del prete, per l'arbitrio del vescovo, per l'arbitrio del Dio padrone, per l'arbitrio del tizio che si è svegliato una mattina e che si ritiene più forte di te? Cioè, a cosa si deve obbedienza? E stiamoci attenti a questo, perché è un elemento assolutamente fondamentale con cui noi guardiamo la vita. E in realtà, proprio in questa contrapposizione, fra un individuo che riafferma se stesso e che riafferma la validità della legge, della regola, e l'individuo che accetta la gerarchia emotiva, abbiamo la differenza sostanziale fra un cristiano e un pagano politeista. Mentre il cristiano accetta la gerarchia emotiva e mette la gerarchia emotiva davanti alla legge, dovete obbedire a Dio, non allo Stato, il pagano politeista si mette al servizio della legge, ma non accetta nessuna gerarchia emotiva al di fuori della legge. Lascio a voi intuire cosa succede in tutto questo. Allora, vediamo un attimino, tanto per concludere, prima di dar via qualche telefonata. Il pagano politeista, pertanto, tutta la religione pagana, esistono tre direttrici fondamentali su cui va a svilupparsi. La prima direttrice è il riconoscimento della realtà intesa come manifestazione emotiva dei soggetti in un mondo di soggetti. Cioè, in pratica, un pagano politeista non pensa al mondo egli soggetto e il mondo oggetti, ma pensa a egli soggetto in un mondo di soggetti che agiscono. Torno a ripetere, non cambia la qualità dell'esistenza, cambia il nostro modo soggettivo di porci. Il soggetto collocato nel mondo che manifesta e modifica le sue emozioni, pertanto la sua intuizione, il suo sentire e il suo intuire. Magia nera del cattolicesimo come arte di distruzione emozionale è questa distruzione che si riversa nella società umana e un'attività di distruzione della natura. Questa è la prima direttrice su cui si sviluppa il paganesimo, riuscire a comprendere questo. La seconda direttrice è le strategie di modificazione di noi stessi attraverso l'acquisizione di strumenti con cui percepire ed agire nel mondo. Ciò va a modificare sia la nostra struttura emotiva e la catena di trasmissione emotiva attraverso il sistema educazionale nella società civile e nelle relazioni con la natura. In pratica, se io non accetto nessuna sottomissione a una gerarchia emozionale, costringo quella gerarchia emozionale a modificare le proprie strategie. Sì, inizialmente tenterà di farmi fuori, inizialmente tenterà di strutturarsi in una struttura mobbing o simil mobbing, però sarà costretta anche a modificare se stessa. Perché
Per cui ciò che io faccio all'interno di una struttura, ciò che io manifesto all'interno di una struttura, in realtà va a modificare la struttura stessa. E la terza direttrice su cui va a svilupparsi il paganesimo è la possibilità, è l'arte attraverso la quale chiamiamo il mondo, le sue coscienze, le sue consapevolezze, che individuiamo come dei ad affiancare le nostre azioni quando noi abbiamo consapevolezza che le nostre azioni sono il modo con cui noi comunichiamo le nostre emozioni nel mondo. E qui c'è tutta l'arte della stregoneria, che è la capacità dell'uomo o dei soggetti di chiamare gli dei ad alimentare le proprie azioni, perché si tratta di un riversamento, di un'acquisizione di energia. In pratica, qual è come agisce la stregoneria nel mondo in cui noi viviamo, al di là di tutte le varie strategie di essere? Agisce nel dare e nel togliere energia. Qualcuno ha avuto un incidente stradale? Sì, ha perso quel frammento di energia in quel momento che gli serviva un po' più di attenzione. L'intuizione che avrebbe potuto avere non l'ha avuta. Si è fermato ad allacciarsi la scarpa un attimo prima che gli cadesse addosso un macigno. Cioè, in pratica, quello che è le relazioni fra noi e il mondo in stregoneria non è altro che un continuo riversare di energia fra noi e il mondo a noi, che ci permette di essere nelle migliori condizioni per affrontare il mondo, o nelle peggiori se noi lo vogliamo. Dunque, in sostanza, nel paganesimo politeista abbiamo la comprensione critica del mondo, società civile, il mondo inteso come società civile e natura. Abbiamo la modificazione di noi stessi come individui, dei soggetti, come processo di crescita per agire nel mondo. E infine, individuiamo il divino delle coscienze che ci circondano con cui manifestare le nostre azioni. Le nostre azioni modificano il mondo, le azioni del mondo modifica le nostre emozioni variando le azioni che noi facciamo. Ecco, questo penso di essere riuscito ad illustrarvi abbastanza bene che cos'è il paganesimo politeista, la religione pagana politeista nell'insieme. Vi ricordo che sia il pezzo che vi ho letto, sia, scusate, sia tutte quelle che sono le affermazioni fatte, ve le trovate tutto quanto in internet. E al sito federazionepagana.it sto caricando continuamente nuovi pezzi. Anche lo stesso pezzo che vi farò questa sera, di Paolo di Tarso, è già stato caricato in internet e potete scaricarvelo. Sì, sto facendo tutto il lavoro su tutta una serie di aberrazioni di Paolo di Tarso che fanno un po' rabbrividire. Sto leggendo, sono arrivato a metà del libro di Il Gallo canto ancora di Karlheinz Deschner. Le prime 150 pagine di Deschner sono ottime. I dati che dà sono sempre interessantissimi. Dopo le prime 150 pagine viene fuori il suo addestramento da gesuita. E allora viene fuori il gesuita che è dentro, non c'è niente da fare. Il suo anticlericalismo di Deschner è l'anticlericalismo che conosciamo, insomma, cioè del cattolico che va contro la gerarchia, ma che vuole per forza salvare il pazzo di Nazareth. Ed è una condizione educazionale, una condizione emotiva proprio dell'addestramento psicologico da gesuita. Però i dati che dà sono sempre interessantissimi. 049 700 700 049 700 838. Bene, sta per finire anche questo 2005. Pronto? Ciao Ivano. Oh, ciao, Ciao, qua c'è la neve, ciao. Chi sei, la neve, mi hai siamo detto? a Sì. un metro di neve, Quanto? sai bene, qua da me 30 centimetri, Hai detto sì, Francesco, era impossibile venire giù. è impossibile, È impossibile, sì. impossibile, sì che se passai 3-4 volte, adesso sembra che sia trio cambiare il tempo. Sì. Comunque, bisogna che se rifà freddo stanotte, se gea, se macello, perché mi sono inquina, dunque. Ai ai ai. Insomma. Terribile. Comunque, in centro, Bassan, si inetta bene, se puoi girare, se puoi circolare. Va bene, forse. Bene. Siamo in inverno, da gennaio. Certo. Il primo è festa di Giano, dunque il primo gennaio ho fatto il carteo, Hai primo fatto il carro. gennaio festa di Giano.
Bene, noi festeggeremo l'arrivo di Giano in maniera molto intensa quest'anno. Sì, fatto l'anno scorso, faremo anche quest'anno, visto che c'è una piccola possibilità, grazie. Te mi deludi come ti mi hai detto che dancer Beh, c'è tutto. no, no, non deludi nel No, senso allora, negativo, nel i dati senso che dà sono tantissimi, però tieni presente che Deisner è un gesuita. perché mega c'è cioè, illuso nel senso Sì, ma che è sempre un diciamo anticlericale, cioè sì. non è un pagano, cioè non è chi ha un'altra visione del mondo, Sì, capito? sì, sì, Cioè sì. lui ha la visione sempre del Gesù buono, che dopo le prime 150 pagine dice in effetti non è Sì, mai esistito, è un falso, è falso, è falso, è falso, esatto, sì. però alla fin fine, cioè, anziché mettere in luce quelli che sono le aberrazioni del pazzo di Nazareth, no? Sto deficiente fuori testa, mette in luce le positività in contrapposizione alle cattiverie della Chiesa, capisci? Fino adesso, chi è stato cioè, quale filosofo, insomma, Ma sai, credo. che ha tirato fuori, cioè, che Ma ha hanno avuto tutti. Celso? Guarda che tu. Beh, a parte i primissimi Celso, che vabbè, anche lui fa il pagano di allora, no? Allora, Cioè, non gli fregava niente la figura del pazzo di Nazareth, cioè frega adesso perché vediamo gli effetti, no? Ma credo che pochissime persone lo abbiano analizzato a questo punto di vista. Cioè, ci vuole una persona religiosa come noi per averlo fatto. Esatto, penso che sia troppo è un personaggio, no? Accattivante questo No, personaggio. lo vendono. È come il detersivo che lava più È bianco, talmente accattivante che si può prendere per no? tutte per tu, per ogni per ogni È la gerarchia emotiva di cui parlavo prima, no? Hanno bisogno del padrone buono, del capo buono, capisci? Non si rendono conto che Loro proprio ti il padrone buono è la cosa più aberrante che sia, no? È il Esatto, capo loro ti buono. presentano, no? Due soggetti, no? Uno buono, uno meno buono, uno un po' meno buono e uno cattivo, no? Certo. Cavolo, da chi vado Sì, da sì. chi Cioè, va? non, si dimenticano che loro Vado da quello meno buono Sì. Cioè, hanno questa necessità del padrone, della dipendenza, capito? esatto. Che uccide gli uomini. Elogio il buono che è d'accordo Eh sì. che è la stessa cosa che del meno buono, cioè. E poi è come quelli che fatto anni fa il tifo per Cacciari. Dopodiché Cacciari Sì, si mette coi preti, fa il cattolico sì. integralista, adesso non c'è più. Cioè, è chiaro che una persona fa i suoi interessi, insomma, capisci? Esatto. Cioè, siccome certi film, no, e dopo i sioti, quando chi becca uno e dice qual è il buono e qual è il cattivo? Cioè, se tu sei il Sì, buono e chi è il cattivo? Lui è il cattivo. è Chi è che mi interroga? Lui. Questa dicotomia della dipendenza, no? Cioè, è il modo per costruire. Cioè, si dimenticano che loro sono persone, capito? Cioè, mancano di diritti, addirittura per cose che sono per legge, no? Che sono dovute per legge, vanno a elemosinare. Cioè, è una cosa veramente folle, capito? Infatti, fino adesso non saprei, cioè bisogna magari aspettare, vedere l'altro libro di altri dancer, ma è lo Ma stesso, lo stesso, ormai è vecchio, è lo sai, stesso ormai. ormai credo sia sui 90 anni, 85, adesso non so quanti anni abbia, Sì, ma ma gli altri comunque. libri che vengono fuori, gli tomi. Sarà veramente dura, sai, sarà Ha dura. 80, vero? 82 anni, Sì, più o è meno, sì. vecchio, sì. Sì, lo sapevo più o Le cose purtroppo cioè, col tempo cambiano, no? Cioè, durante la scrittura delle opere, No, durante ma il le problema è che quando fai un'opera così, no? Un'opera complessa come Il Gallo canto ancora, opere. inizialmente hai tutta una serie di stimolazioni che sono razionali, capisci? Cioè la tua ragione riesce ad avere il sopravvento. Ma quando un lavoro va avanti per molto tempo, dopo le emozioni, che la struttura educazionale prende il sopravvento, capisci? Cioè ciò che ti viene fuori dalla penna è effettivamente ciò che hai dentro.
capisci? Ma succede un po' a tutti gli anticlericali questo, cioè fanno una critica razionale molto forte alla Chiesa Cattolica o anche a Dio, eccetera, no? Però quando questo va avanti per un certo tempo, dopodiché quello che hanno nell'animo viene fuori, cioè il loro condizionamento esatto, educazionale viene fuori, capisci? Sì, perché non è una scelta religiosa, cioè non è una scelta di ordine emotivo, è una scelta di ordine razionale. Loro creano comunità, no, contro, cioè, contro l'elite, no? L'elite della Chiesa, Chiesa, il capo, brillanti, ori, no? Creano comunità francescane, tipo, certo. No? Poi sappiamo, viene fuori che le comunità francescane, che la povertà francescana, no? È la stessa cosa, cioè sì, vabbè, ma la stessa cosa presa da un altro punto di vista, cioè guarda che bisogna sempre starci attenti a queste cose, sai? Perché viene venduto più all'esterno che non all'interno. Esatto, eh sì, cioè, in Desner c'è un'osservazione, no, che a me ha fatto ridere, perché a un certo punto dice: il pazzo di Nazareth attacca i suoi nemici, cioè attacca i farisei, dice i farisei sono malvagi, no? Però fa, ma allora è lui il primo a non ottemperare al comandamento: ama il prossimo tuo come te stesso. Sì, solo che lui lo dice agli altri, non a se stesso, cioè, e questo non riesce a cogliere questa particolarità, no? Sì, arriva fin là anche esatto lui. Buon dai, devo metterti giù e saluto tutti adesso. Ti saluto. Ciao Ivano, auguri a te, sai. Ciao. E buona giornata. Bon, io devo chiudere qui la trasmissione Magistra con Aria Paganesimo, non prendo più chiaramente telefonate e vi do appuntamento per le ore 19 che parleremo di un po' di Paolo di Tarso. Andremo avanti abbastanza trasmissioni per Paolo di Tarso perché è uno dei lavori che ho in corso. Vi do appuntamento allora per le ore 19, ciao a tutti e a risentirci stasera e poi giovedì prossimo con Francesco. Ciao.